Vediamo un po' se arriva. Yes, arrivato. Bene, mo controllo pure che la diretta funzioni. Andiamo a vedere su. Ecco, fammi sentire, va. Vediamo se funziona. Bene, 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 bene. Perfetto. Benissimo. Ok, allora, oggi come da titolo si ripara un violino, però prima voglio condividere la live. Allora, sono in live a riparare un violino. Vediamo se mette l'anteprima. Sì, perfetto. Allora, bella Alessà. Allora, io intanto sto condividendo le cose. Ora ora vi darò retta. Sto condividendo la live a un po' di gente che so che gli interessa. E poi niente, mo mi ci metto. Allora, insomma, oggi come da titolo sistemiamo, o meglio, io sistemo, voi guardate, dai che mentre finisco la mia 8 corde, mi fa piacere. Dicevo, mentre voi guardate, io sistemo sto violino che ho preso al mercatino dell'usato per una cifra irrisoria. Chiaramente fa cagare, non c'è neanche bisogno che lo dico. Non penso almeno ci sia bisogno di dirlo. È abbastanza una merda. Ma vi faccio vedere l'archetto che l'ho smontato e penso dovrò modificarlo perché insomma fa un po' fatica a reggere. Però ci proviamo, ci proveremo. Vediamo un po' cosa dovrò ricomprare, cosa potrò effettivamente fare da solo. Sto intanto pubblicando un po' in giro. Bella tonto pi tonto poio. Tonto Poio Mixte. Vabbè, senti, Mister, io lo sai che non so leggere il tuo nome. Anche violini. Ma io in realtà non so buono a lavorare sui violini. Sappiate sta cosa. Io sono una pippa sui violini. Ho sistemato il violino di un cliente che mi aveva portato un po' di chitarra e mi ha detto: senti, ma tante volte non è che mi vuoi dare un'occhiatina a sto violino? Tanto era, capito, una cosa molto tranquilla. E c'era semplicemente da abbassare un pochino l'action. Niente, niente di che, capito? Il problema è che io non è che sia proprio in grado di lavorare sui violini, quindi ora vediamo un pochino che viene fuori. Allora, vi faccio vedere intanto il bordello, perché qua sopra io oggi ho un bordello, infatti mo piano piano puliamo. Lo vedete anche da qua, perché ho finito di lavorare sulla chitarra di un cliente, dovevo sistemargli la finitura ed è rimasto tutto sto casino da stamattina. E quindi non ho più di quel cazzo. Spegniamo questo perché tanto non serve. Oh, intanto che arriva la gente, io pulisco. Ah, Antonio, bene, beh, tonto. Però perché tonto? Perché dovete fare come me. Io ho il canale, quello là con cui vedo i video, che si chiama Marco Feudale. Cioè, così non ci stanno equivoci. Sei sicuro che mi chiamo Marco Feudale? Allora, intanto tolgo un po' di roba e vi dico. Allora, sto violino l'ho preso. A un cazzo di niente. Letteralmente l'ho preso tipo, mi pare l'ho pagato una ventina di euro. Insomma, veramente poco poco. E semplicemente avevo intenzione di sistemarlo. Poi fare una cosa e l'altra. Mi sono, diciamo, no, scusa, mi sto rincoglionendo. Dicevo, l'ho preso qualche giorno fa. Volevo farlo in live qualche giorno fa, però fra una cosa e l'altra, poi non sono riuscito, c'avevo da lavorare, eccetera, da studiare, e ho deciso di farlo oggi, quindi la domenica, invece di starmene bello tranquillo. Vabbè, ma poi le live le faccio di solito di domenica, lo sapete. Allora, detto ciò, però, detto ciò, cosa bisogna fare su sto violino? Allora, l'ho visto al mercatino dell'usato e ho detto ok, potrebbe essere un'idea interessante per qualche video. Lo prendo, anche se magari fa un po' schifo. Ecco, questo me lo tengo, un bel pezzo di palissandro, mi sembra. Sì, ci facciamo il capotasto. E me lo prendo magari per qualche video, se in condizioni decenti, sembra. Poi lo guardo meglio e dico, ma qua manca qualcosa. Ebbene, manca il ponticello. Manca il ponticello, quindi lo dovremmo fare, che poi è una cosa, quanto so io,
estremamente importante. Se è fatto male, il violino suona di merda. Quindi io manco so questo violino come e se suonerà. Poi si è rotta una corda, quindi poi magari cercherò una corda per chitarra, per usare un pochino sto violino. E allora, aspetta, voglio mandare pure qui. Io devo fare un broadcast fisso per mandare le cose tipo, io lo mando pure a loro. Ok. E dicevo, devo fare un broadcast fisso, così poi mando direttamente la live alla gente. Allora, fa vedere una cosa, voglio fare un pop-out chat che me la metto su quest'altro display, così la vedo meglio. Perché ce l'ho più vicina, sto più comodo. Dicevo, avevo intenzione di farlo appunto solo dei video tipo imbecilli, però poi ho visto che mancavano i pezzi. E quindi allora o compro un ponticello, che sarebbe una cosa più che plausibile, non è che costino tanto effettivamente, costano veramente abbastanza poco. Oppure, cosa che in realtà mi interessa di più, che diavolo è questo? Vabbè, non è importante. Cosa che in realtà mi interessa di più, oppure posso fare tutto io. Quindi costruisco io il. Ma perché non usi una corda da violino? Perché ora non ho corde da violino. Mo' userò la corda per chitarra al volo così. Poi, perché oggi è domenica, quindi manco lo posso andare a comprare. Poi le vado a comprare domani direttamente. Oggi non so manco se non riesco a finire oggi, quindi poi capace lo finisco la settimana prossima sempre in live. Quindi chissà, vedremo. Allora, mo devo pure togliere un po' queste carte vetrate, mamma mia. Mo do pure una sparata col. Ce l'ho qua il compu cleaner? Sì, così butto via pure un po' di schifo che sta qua sopra e ci sta un sacco di polvere. Perché appunto ho passato l'ultime 2 settimane a sistemare sta chitarra che, cazzo, non si attaccava niente su sta finitura, sta squire che mi ha portato sto tipo. Questa qua la devo pulire. Che in realtà gli è semplicemente caduta e si è spaccata la finitura in un punto. Il problema è che, porca troia, su questa squadra non attaccava un cazzo. Ma letteralmente nulla. Ho fatto un sacco di fatica a sistemarla. Però alla fine ce l'ho fatta. Ah, e a proposito, vi faccio vedere anche a che punto sono arrivato sulla Dragon Wings 3. Ho fatto tutti quanti i segnatasti. E questi ora li devo levigare. Poi quando ho tempo vado in campagna. Eppure dietro, mo devo soltanto levigare tutto e mettere i tasti. Anzi, no, prima incollo il manico e poi metto i tasti. E poi devo fare tutto, però prima devo fare tutto il corpo. Insomma, ci sta ancora un po' da fare, ma non tantissimo. Allora, questo è da buttare. C'ho una quantità di immondizia qua dentro sta settimana. Non vedo l'ora che si butta l'indifferenziata. Allora, perfetto. Ah, direi che è abbastanza umana come cosa, va? Mettiamo questa nel cassetto degli utensili, questa pure. Ah, ecco, vi faccio vedere l'archetto. Allora, l'archetto, io me l'ho smontato per capire come funziona. L'archetto è un pochino deformato, ora vi farò vedere. Infatti, se io lo tiro al massimo, questo dovrebbe avere più o meno questa forma. Invece già vedete che è tutto storto. Se io lo tiro al massimo, vi faccio vedere, a parte che tutte queste cose qua sono rovinate, tutte le setole qua, quello che so, quindi le dovrò rifare, le dovrò cambiare, mi sa che questo lo rifaccio o lo ricompro. Questo è estremamente curvo e non è la curvatura di questa camera, cioè questo è veramente curvo, dovrebbe essere così. È molto molto poco rigido sto archetto, infatti è capace che questo forse lo ricompro, questo qui forse lo ricompro. Mentre il ponticello lo faccio io, tanto tecnicamente questo è fattibile. Oppure prendo questo e cerco di farlo, diciamo, in un altro. Cerco di trapiantarlo o rinforzarlo in qualche modo. Magari metto, non lo so, dell'alluminio qua sopra, un altro pezzo di legno incollato, vediamo. Mo' ci devo ragionare, devo mettere qualcosa che magari rinforza e lo tiene più dritto, perché queste qua sono. Ma poi sono tutte vecchie, rovinate, vedete, se spaccano solo toccandole. Quindi questo è probabile che io lo ricompri direttamente. Mentre il violino in sé, su cui ora ci mettiamo a lavorare, è, diciamo, decente. Ed è chiaramente molto economico, però. Come potevate capire dal fatto che l'ho comprato. Se io spendo 80 euro per un violino, almeno umano, no, manco per cazzo.
se non fa cagare a me non va bene, non è divertente poi. Lo strumento più fa cagare meglio è. Marco Feudale 2021. Archetto piegato al contrario è convesso infatti. Oh, bene. Già un po' meglio. Oh, allora. Iniziamo la nostra avventura magica avventuresca. Allora. Ah, ecco il violino. Ecco la webcam che non mette a fuoco. Poi la prossima volta la cambio. Prendo un'altra cosa. Metto un'altra cosa. Praticamente qua che cosa voglio fare innanzitutto? Vedrete, potreste notare, senza troppi problemi in realtà, se sta schifezza avesse la capacità minima di mettere a fuoco qualcosa, meglio, potreste notare che la tastiera è verniciata, e non è colorata, è verniciata, qua sotto è acero, questo si vede tranquillamente che è acero, infatti ve lo faccio vedere adesso. Questa qua la roba la togliamo, tanto ora non serve. Via. Si vede tranquillamente, se questa mettesse a fuoco, che questo qui è acero. Quindi che cosa facciamo? La prima cosa è leviamo tutta sta merda. Probabilmente mi metto un attimo col raschietto o con la rasiera e togliamo via il grosso. Allora, via questo, via questo, via questo. Ok. E togliamo tutto sto nero qua, che tanto non ci serve, eventualmente lo ripristino successivamente. Quindi, e poi voglio togliere il capotasto che è messo palesemente storto. Quindi, allora, innanzitutto mi serve un martello. Chiaramente non c'è un martello, useremo un'altra cosa. Ok. Togliamo il capotasto, tanto non ci serve. Sempre ammesso che non sia tutto un pezzo, eh. Ok, è tutto un pezzo questo. Palle. Ma non è possibile, non è tutto un pezzo qui. Anch'io sto capotasto lo voglio rifare. Però ho l'impressione che questo sia... Eh no, perché sto capotasto è in mogano, quindi... Io volevo cercare di mantenerlo, ma apparentemente no. Quindi lo rifaremo proprio da zero. Allora, ecco qui il taglierino. Allora, perché la tastiera è palesemente in acero. Io penso sia tutto un pezzo con il manico, ma il capotasto no. Sì, però devo accendere un pochino sto ventilatore perché fa caldo qua dentro. Dopo un po', questi giorni sta fa caldo. Allora, cioè, perché questo è palesemente in mogano, non è in acero come tutto il resto. Ah, molto meglio. Sentirete un po' di rumore, ma vabbè, ci farete l'abitudine, che vedete voi. Allora. Ma io non riesco, ok, a mettere a fuoco questa cosa. Mi piace la luminosità. Vabbè, è umana. Allora. Poi la prossima volta utilizzo il tablet. Ecco, questo non lo volevo fare. Riproviamo, però stavolta invece di usare lo scalpello uso una lima per fare leva. Non la uso la lima per fare leva qua. Allora. Piano piano da qua, vediamo se... Niente, l'hanno incollato col tight bond questo, qualcosa del genere. Comunque incollato con una colla per legno. Quindi facciamo prima a staccarlo da sotto. Che io questo qui lo voglio togliere piano piano, perché lo voglio fare in palissandro. Ciao Marco, anch'io ho un violino economico, il capotasto è tutto un pezzo. Infatti. Vabbè, ma questo qui non è un pezzo, perché si vede... Perché la grana del legno va verso di qua, in questa direzione, e poi questo è un moganoide, mentre questo è acero. Mo ti faccio vedere. Se io prendo la rasiera,
Vedi? Questo è palesemente acido, mentre questo qui è un mogano. Vedi? Quindi questo qua è incollato. Questo mi sembra acido. Mo' tolto tutto quanto, vedremo se è acido o qualcosa di simile, ma a occhio mi sembra acido. No, questo non è un pezzo unico insieme alla tastiera. A meno che non hanno messo un pezzo sopra. Fa vedere. Ora che ci penso, non è che hanno messo. No, è un pezzo di mogano, si vede proprio. Quindi dobbiamo semplicemente togliere sto mogano. Quindi ci infiliamo da qui con il martello, cioè col martello, con lo scalpello. Tanto questo è bello affilato. Andando al punto sbagliato. Eccolo, sta venendo via. Yes! In buona parte è venuto via. Mo piano piano lo togliamo tutto. Sì, era incollato con qualche tipo di mastice. Perché non lo vogliamo in mogano questo. Oh, guarda che bello, va. Via, maledetto. Questo è quello affilato. Insomma, una volta era affilato. Devo riaffilare. La tastiera è un pochino non perfetta. Eccolo, tolto, via, sparito. Allora, mo togliamo tutta questa vernice nera, e che è brutta al cazzo e non ci piace. Allora, poi se lo vogliamo riverniciare di nero, cosa che penso che farò, lo coloro più che vernicio, perché questa è una bella tastiera, non vale la pena coprire la venatura. Aspettate un attimo, devo coprire lo scooter, mi sono dimenticato, perché se faccio polvere poi questo si fa uno schifo. Ecco, apriamo al volo questo qui. Più di tanto, più o meno va bene, è più o meno coperto. Allora, un saluto veloce, sto venendo, stai vedendo la Roma. Stai vedendo la Roma, bravo, vedi la partita invece di fare le cose interessanti, bravo, Mascialla Luigi. Io non seguo il calcio, quindi regà, che vedevo lì. Comunque molto morbido, diciamo, come costruzione. È veramente al minimo, costruito al minimo indispensabile. Perché considerate che queste chiavette qua sono delle plastica, quindi c'è da dire questo. Le tastiere dei violini le fanno nere perché di solito dovrebbero essere di ebano. E hanno usato una parte con un. Però un bel. Cioè, delle belle venature. C'è questo nodo qua, però è comunque bello. Mo' gli ridiamo un po' di senso a sta tastiera. Ah, comunque, regà, la rasiera ce la dovete avere. È un utensile di una comodità indecente.
c'è dello stucco o qualcosa del genere, quello che sembra essere stucco. Allora, qua potremmo prendere una lama del taglierino, perché così è più comodo. Dove l'ho messa? Ce n'avevo una comoda, eccola, che è più piccola e allora riesco a lavorare meglio in questi punti qui più piccolini. Allora, dai, in realtà sull'ultimo pezzo lo posso pure fare con la carta vetrata, infatti penso che farò così. No, però il grosso lo voglio sempre togliere con la rasiera o con qualche utensile del genere, perché poi mi lascia una superficie quasi liscia. Cioè, le lame e questi utensili qua sono sempre preferibili, quando possibile, agli abrasivi, perché lasciano una superficie davvero liscia. Invece gli abrasivi comunque, tipo un violino eco, no, ma che... Ma non c'è manco una marca. Sarà violino Merco, Meco, Merdo. Altro che quella, una merda in vereconda. Una roba usata, chissà che. Cioè, io penso a occhio, così guardandolo, mi sembra fatto decompensato di tiglio o di betulla. Vediamo un po' alla luce. Un attimo, vedere. Facciamo vedere con un. Con telefono che mi faccio una luce. Boh, a occhio sembra sì, qualche tipo di compensato, ma se no tiglio. Non so se è compensato, però, devo dire, forse effettivamente tiglio intero. Vedi, a occhio qua. No, forse non è compensato. Forse toccherebbe. Vediamo un po' se si riesce a vedere dai. Perché guardando nei vari punti in cui diciamo esce un pochino fuori tutto qua, diciamo degli half hole, dei buchi, un pochino si vede se è compensato. Sì, è compensato. Questo è chiaramente compensato, non so se è di tiglio o di betulla, ma comunque è compensato, niente di che. Ma la tastiera è attaccata storta? No, in realtà non è attaccata storta, ma sembra così perché hanno lasciato questa parte più grande. Se fai, vediamo se ti riesco a far vedere. Allora, perché poi con la webcam è sempre complicato fare queste cose, perché non mette mai a fuoco. Ecco, non so se si vede, ma questa parte non l'hanno levigata bene. Questa è anche quindi una cosa che noi sistemeremo. In realtà la tastiera è dritta, semplicemente la forma non è perfetta. Anche perché non so manco se... Sì, è incollata. È un altro pezzo di acero. Almeno sembra acero. Comunque, quello che devo fare qui è chiaramente togliere, sistemare un po' di robe qui. Ma tanto abbiamo vari... Certo, c'ho vari utensili manuali che posso usare, vari spoke shave. Anzi, questo qua lo facciamo subito con... andiamo dove sta. Facciamo il volo con... O con la pialla o con lo spoke shave. Vediamo dove sta. Uno dei due. Perché non trovo? Ah, eccolo dove era il martello. Perché non trovo la pialla? Dove l'ho messa? Ah, forse è qui dietro. Oh no, se l'ho messa qui dietro. Ciao cuore. Dove ho messo la pialla? C'è un po' di bordello, sappiate, lo devo sistemare. Allora, intanto cambio camera così vi faccio vedere io che cerco la pialla. Come un coglione. Allora, dove l'ho messa? E questa è la levigatrice a nastro. Soldatore vecchio, la squadretta, smerigliatrice che mi serve... Ah, no, quella non è la pialla, che mi serve un altro giorno. Dove è la pialla? Serio? Non mi ricordo dove l'ho messa. Ah, eccola. Coglione. Eccoli qua, ecco perché non le trovavo. Vedi che perché devo mettere a posto gli utensili? Allora, annaccia. Allora, quello che voglio fare adesso, però, è... togliere un po' di materiale qua, quindi raddrizzarla un po' sta tastiera, e o lo faccio con questo, però poi qua non ci arrivo, anche se qui è un po' più dritto, quindi non sarebbe del tutto necessario. Secondo me devo farlo solo in questo punto qui. Infatti è solo una cosa estetica, quindi sti cazzi a un certo punto, però. Ma vediamo se lo riesco a fermare sto violino in qualche modo.
Perché mi servirebbe effettivamente una morsa, ma non ce l'ho. Vediamo, possiamo usare questo. Posso usare questo? Sì, posso usare questo. Allora, quanto costa tutto sto lavoro ora, se posso chiedere? No, questo è mio, non è di un cliente. Questo è mio, l'ho comprato per me. Quindi, quanto costa il cliente? Non costa nulla, perché il cliente sono io. Però, se dovessi fare tutto sto lavoro, cioè, io non lo farei tutto sto lavoro su un violino, perché non è cosa mia, capito? Cioè, io non sono tipo che sistema violini. Io lavoro più sulle chitarre, se che altro, cioè, no, quindi non mi ci metterei neanche, a essere onesto. Però, diciamo che io penso che uno specializzato in violini, se faccia pagare, beh, un lavoro del genere, compra un violino migliore, cioè non vale manco la pena. Mo' perché questo l'ho trovato, volevo fare il video. Voglio fare un po' di video in realtà, perché ho in testa sta cosa. Dico, ma se io suonassi il violino col plettro, perché voglio mettere dei piezo all'interno, perché ho dei piezo che non sto usando, che sono presi da vecchi accordatori per chitarra. Volevo vedere come sono, perché in realtà io penso siano abbastanza una merda, ma sono curioso. E quindi voglio vedere, utilizzando dei piezo di accordatori per chitarra, che cosa riusciamo a tirare fuori. Ok, ora è fermo. Allora, direi di prendere lo Spokeshave e fare diretto. Togliamo sta chiavetta che rompe coglioni. Togliamo pure questa che rompe coglioni. Ah no, qua no, perché c'è la corda. Giusto. No, dall'altro lato, perché? Perché mi odi così? No, non mi piace lo Spokeshave, questo lavoro. Siamo una pialla. Che precisa. Però vorrei proprio un tocco. Stanno i violini Eco a meno 100 euro. Secondo te lo devo prendere? Che ne so, non l'ho mai provati. E non so manco suonare il violino. E non ho idea di come si suoni sta affare. Cioè, capito? Io mo mi sto mettendo a sistemare sto coso, ma non ho idea di manco com di come si suoni. Facciamo così. Sì, però faccio prima a tenere il violino bloccato direttamente al tavolo. Cioè, allora, un violino da 100 euro sicuramente è meglio di un violino da 20, perché questo tanto costava. Però è chiaro, cioè, se ti aspetti una buona qualità, cioè una cosa con cui puoi, diciamo, suonare in maniera professionale, no. Cioè, secondo me una cosa del genere, appunto, è una robetta per divertirsi in 20 minuti ogni tanto. È una cagatina, niente di che. Cioè, se quello è il tuo obiettivo, giusto provare e vedere come sono, allora sì. Ma magari vedi se rifanno anche della Harley Benton, che quelli di solito hanno delle ottime offerte a qualità bassissime. Comunque sto violino ci hanno già messo le mani, perché per esempio qui hanno tolto la finitura sul manico, senza metterci dell'altra finitura, hanno semplicemente tolto la vernice, però qualcuno ci ha già messo le mani e hanno già fatto del lavoro, diciamo. Non proprio fatto bene, ma ha fatto, almeno. Devo prenderlo così, ecco. Però del lavoro è stato fatto. Allora, bene. Ora posso andare di cattiveria con la rasiera. In realtà sarei tentato di toglierla tutta la vernice e farlo tipo rosso, una cosa del genere. Sarebbe figo. Potrebbe essere interessante farlo, togliere tutta quanta la vernice, sverniciare tutto e farlo tipo rosso. Sarebbe figo il violino rosso. Ma il rosso tipo Gibson SG, capito? Rosso di un diavoletto, quello sarebbe bello.
Forse quasi quasi lo faccio. Perché faccio la tastiera nera al violino rosso. Però sai che il lavoraccio sarebbe togliere tutta sta finitura. No, per il momento no, va. Per il momento non vale la pena. Però poi lo farò. Prima o poi lo farò. Perché conviene usare la rasiera. Più precisa. Che io mo sto togliendo tutta sta vernice e mo questo lo coloro col colorante nero. Qua lo togliamo e questo pure lo sistemiamo, lo facciamo di un altro colore qua sotto. Però non è che si toglie troppo in maniera troppo complicata, si toglie abbastanza a fretta. Solo che sarebbero posti i punti qua, questo è rognoso. Però qua quasi quasi lo faccio, eh? Se ti dico la tastiera la faccio rossa. Fallo tipo strisce repliche banale. O sarebbe figo però, eh? Sarebbe effettivamente figo. Sì, sarebbe molto 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 figo. Però, sai quanto ci metto? Non vale la pena. È comunque un violino tipo 20 euro, cioè. Lo chiameremo il violino 20 eurale, non lo so. Sì, comunque la parte, il grosso, diciamo, il manico è tutto in acero, il che è buono. Comunque sono riusciti a togliere parte della finitura, ma non tutta. Hanno lasciato un pochino di fondo e un pochino di schifo, quindi mo, piano piano si toglie. Vedete che stiamo qua. Togliamo un altro po' di materiale, magari con questo stavolta. Già meglio, eh? Semplicemente hanno lasciato troppo materiale sulla tastiera. Allora, io direi che tutto, che quasi quasi su tutta sta, su buona parte di sta cosa, manico e pure sta paletta, non so manco come si chiama, forse la levo la vernice. Poi forse la levo anche dal resto del violino, sono ancora indeciso. Intanto oggi cerchiamo di fare la tastiera, un po' di ste cose importanti. Scusate se si sentono i cani da fuori, ma qua purtroppo il quartiere è un po' una merda. Allora, ok, sono indeciso perché potrebbe venire figo a togliere tutto quanto qua e metterci una vernice, cioè prima di mettere le corde effettivamente. Allora, ragioniamo, mo parliamo seriamente. Allora, parliamo seriamente. Se io mi mettessi, mi metto seduto, comodo, così chiacchieriamo. Allora, se io dovessi mettermi qua a togliere tutta la vernice, specialmente nelle parti curve, ci metterei almeno 2-3 live. A voi interesserebbe vedere sta cosa lavorare su sto violino per 2-3 live, quindi almeno un 8, diciamo 10 ore ci metterei in totale. A voi interesserebbe, perché se qualcuno so vede, io lo faccio pure. Ma se non vede nessuno, me ne frega un cazzo, cioè non ci butto il tempo. Lo faccio a come viene e lo uso per fare i video che avevo interesse a fare. Quindi, cioè, voi ve lo vedreste. Se io mi mettessi qua, per ne so, per i prossimi 3-4 live, non, alternate con un'altra cosa che sto facendo, chiaramente, a sverniciare e riverniciare tutto il violino, fa la finitura. Cioè, oddio, però, cioè, io soltanto l'idea di mettermi a fare la finitura. Che avevi. Vedi che li avevi i violini, aveva ragione. È vero, cazzo, è vero, hai ragione l'acquitrino, i violini, cazzo, è vero. Comunque, serio, se io mi mettessi qua a risistemarlo, cioè rifa tutta la finitura, tutta quanta, quindi colore, cioè voi ve lo vedreste, perché se voi lo vedete, io lo faccio. Però sarebbe figo, cazzo, verrebbe bello, verrebbe. Cioè, se mi mettessi qui a pulire tutto, verrebbe niente male, effettivamente. Perché questo verrebbe un bel lavoro, cioè sarebbe un po' complicato lavorare su questi punti, poi vi faccio vedere. Sarebbe un po' complicato lavorare qui, perché qui chiaramente io con la rasiera faccio fatica. Però filo qui così e qua riesco. E qua la stessa cosa, qua pure.
Qua vado di così. Perché con la Risera ci metto mezz'ora a togliere tutto quanto. Ma chi te lo fa fare? Però viene figo, capito? Viene un sacco figo, viene. Cioè, tu devi capire, tu devi capirmi. Io. Cioè, l'idea che posso fare questo violino tutto rosso. A te interesserebbe, però non so se ti va. In realtà a me va. In realtà a me va, zio. Cioè, a me andrebbe di fare sta cosa, però ci vuole un sacco di tempo. Ci vuole un bel po' di tempo. Però, sai che te dico, qua tocca farlo. Tocca togliere un po' di materiale, però, eh. Quindi, dai, allora smontiamo tutto sto violino. Del tutto, quindi pure corde, cose, via tutto. Si rifà tutta la finitura. Sì, comunque è tutto storto sto violino. Devo anche fare il ponticello, non so se riesco. Se quello pure me lo devo vedere. So visto più o meno come sono i progetti. Quello sarà una live a parte, soltanto fa il ponticello. Io ho pensato. Che va sempre così, va sempre così. Io ho pensato faccio una sola live, lo risistemo un pochino al volo così, giusto per suonicchiarlo. Va sempre così, alla fine parto con un progetto facile facile, veloce veloce, diventa un progetto che mi prende tipo 20 anni. Faccio sempre così, faccio. Tocca da fare. Ah, io però, disclaimer, questo è importantissimo. Io non so lavorare sui violini, ok? Questo è molto importante. Io non so lavorare sui violini. Non ho studiato, cioè ho studicchiato come si fanno, per mia curiosità. Ma non so lavorare sui violini, quindi prendete questa cosa, che tutto quello che vi farò vedere con le pinze, perché io praticamente sto traslando quello che so fare con la chitarra, eccetera, eccetera, sui violini. E comunque mi sono accorto di una cosa importantissima, ragazzi. Ste linee sono disegnate col pennarello. Bellissimo. Sono disegnate col pennarello. Tra l'altro mi sa assurda la finitura, potrei sbagliarmi. Che bello. Comunque, che belle le cose fatte male. Vedete le cose fatte male quando non è una macchina, chiaramente. Riferimenti totalmente casuali. Le cose fatte male sono sempre divertenti quando sono tipo violini. Quando le so riparare, ecco. Non so se seguirò le live, però l'idea non è male. Tipo SGV. Eh beh, ma tanto tu te le puoi rivedere dopo, zio. Tanto quelle qua stanno. No, queste di plastica praticamente. Mettiamo qua. E dai, togliamo tutta sta finitura, va? Certo che fa proprio, è proprio sporchissimo sto violino. Vediamo un po'. Partiamo da dietro, vediamo quanto è facile toglierla. Ok, molto interessante. Ok, non si toglie quasi per niente. Dobbiamo partire da un angolo. Che potrei usare una levigatrice a nastro, eh? Volendo. Yeah, si toglie. Sì, si toglie. Bene, bene. Si toglie. Però lo devo fermare in qualche modo. Sì, comunque. Tiglio. È tiglio. Ha l'odore del tiglio. Odio l'odore del tiglio. Comunque, vedete, con la rasiera ci vogliono 30 secondi a togliere la finitura. Anzi, se io questa la scaldassi, ci vorrebbe veramente un attimo. Però, siccome anche le righe sono fatte col pennarello. Sì, esatto. Anche sul mio le righe sono fatte col pennarello. Ma che spettacolo. Comunque, dicevo, siccome. Questo qua è fatto di compensato, non voglio applicarci molto calore per evitare che si scollino i vari pezzi del compensato. Quindi magari ci mettiamo quei 2 minuti in più, però lo facciamo con la rasiera all'asciutto. Però mi metto gli occhiali, perché non vorrei che questa roba mi finisca negli occhi. Comunque ci penso ci metterò poco, perché tanto se ci sto mettendo così poco per questo. Se scolli il manico la cosa mi piace. No, no. Che cazzo si mette a scollare il manico su questo? Non saprei manco come rincollare. Oddio no, in realtà è abbastanza facile da rincollare. Tanto ci sarà un perno qua dentro. Ma no, non mi ci metto a scollare il manico. Dio, quanto odio l'odore di tiglio, una cosa che proprio non mi piace.
Comunque Stradivari si sta rivoltando nella tomba nel frattempo. Se mi vedessero gli liutai, quelli che lavorano davvero sui violini, se lavorassi così su sto coso, direbbero: oh mio Dio, che cosa stai facendo? Quindi dopo cambia il video della live, lavoriamo male su un violino di merda. Questo sarebbe buono, peccato non posso mettere merda nel titolo. Quindi riparo male, ecco, mo infatti quasi quasi lo cambio il titolo, lo cambiamo subito. Scrivo riparo male un violino, riparo male un violino molto scadente. Riparo molto male, no, riparo male. Non molto male, male e basta. Perché lo riparo male, ma non molto male. Sì, direi che prendiamo la pistola termica, va? Si fa prima. Perché in alcuni punti è attaccata meglio. E quindi vedo che sto facendo troppa fatica. Ciò vuol dire che la scaldiamo un pochino, tanto è un attimo. Se scarda un po' e se ne viene via più facile. Senza esagerare, la scaldiamo giusto un pochino. Tanto questa è roba, cioè è sempre le stesse finiture acriliche, cioè acriliche sintetiche, molto standard, quindi una volta scaldate queste dovrebbero venire via con, esatto, questo. Una volta scaldate vengono via molto meglio, con estrema facilità. Però non voglio scaldare troppo perché e vorrei evitare che si scolli tutto quanto. Scaldiamo. Purtroppo non so come reggerlo, perché sennò era pure più facile come cosa. Riesco a reggerlo bene. Quanto è caldo. Il punto di Sasa New Channel. Ciao, punto di Sasa New Channel. Allora, cioè, il tuo nickname è molto molto interessante. Allora, aspettiamo che si raffredda un po' e poi togliamo un altro pochino. Vediamo se c'ho la spatolina, no? Vediamo un po' con questa, fammi vedere se riesco. Che il problema di sta zona è che non riesco a entrare bene con la rasiera. Perché sì, comunque queste cose sono sulla finitura addirittura. Non riesco a lavorare bene sulla rasiera. Cioè sulla rasiera, con la rasiera. Perché quella non si piega abbastanza. Quindi mo proviamo con questa. Però devo trovare il modo di fermarlo, sto coso, di bloccarlo in qualche modo. Quindi facciamo una cosa: mettiamo qualcosa qua sotto per reggerlo. Lo blocchiamo dal manico, tipo da qui. Perché così ce l'ho più fermo. Anche se no veramente non riesco a lavorarci. Che vorrei cercare di togliere tutto in fretta. E così oggi facciamo varie robe interessanti. Allora, prendiamo un vecchio manico della spada. Ok, bene. Poi, sì, questo si regge qui, benissimo. Poi prendiamo sta qua, sta roba qua. La fermiamo su questo, così. Un po' se riesco. No, non tanto. Se lo fermassi da qua, invece. Questa pure sarebbe un'idea. Metto un legno qua e lo fermo da là. Vediamo. Ecco, mi si è rotta un barattolo. Fantastico. Benissimo. Vabbè, lo butterò. Questo non è abbastanza largo. Mettiamo due di questi. Mettiamo questi due. Questa scotta la metto giù. Mettiamo questi. Così. Ecco, mi piace. Direi che la fermo da qua, così, tipo.
Già, mi piace. Così. Perfetto. Perfetto. E quindi si scarda. Io lo comprai nel 2000 per apprendere uno studio, ma secondo me il violino simboleggia la musica solo per quello. Mai suonato, ricorda che l'ho pagato 100.000 lire. Ma sei pagato pure tanto, 100.000 lire sono tante, eh. Cioè, mo so 50 euro, per carità, quindi ne hai pagato un cazzo. Però all'epoca 100.000 lire ci facevi un sacco di roba. Io mi ricordo che con 100.000 lire mi ero comprato il Game Boy Advance, no, il Game Boy Pocket, Pokémon rosso, Pokémon giallo e basta, penso. No, forse pure più roba, perché 25.000 lire costava un gioco per la PlayStation Platinum, 50 costavano quelli originali, tipo il mio gioco con la di Hercules, la PlayStation 1 costava 25.000 lire, cioè costava tipo 13 euro, una cosa del genere. Scaldiamo un altro poco. Per me diciamo che non è che rappresenta la musica, perché poi ci sono tanti altri strumenti belli, tipo il liuto, la ghironda, fighissimi, quindi nì. Però sì, diciamo molto a livello mainstream rappresenta, cioè sono viti molto a livello, diciamo la mainstream, ma a livello d'orchestra, ecco. Il violino è lo strumento, possiamo dire lo strumento solista per eccellenza? Avrebbe senso questa cosa? Però sì, dai, c'ha senso questa cosa. Il violino è uno strumento pressoché, diciamo, d'orchestra. L'orchestra diventa quasi un solista, diciamo, no? Che non saprei come altro definirlo. Hercules, gran gioco, esatto. Il manico lo vedo ben segnato. No, è semplicemente sporco. Semplicemente sporco. Sta graffiando, quindi la spatolina non è una grande idea. Allora, proviamo una cosa alternativa. Mi sono incastrato nella, come si chiama qua, nella morsa. Allora, proviamo una cosa alternativa. Facciamo così. Ok, così questo si ferma. Allora, con la morsa, con questa non mi piace. La spatolina non mi piace perché mi lascia i segni. Poi li devo levigare, ci metto un sacco di tempo. Con questo possiamo provare. Ma pure questo temo possa lasciare dei segni. No, in realtà ci sto riuscendo. No, niente, alla plastica. Ah, sì, certo, alla plastica nel morsetto. In quel senso, sì. Ma è chiaro, ci devi mettere qualcosa, se no si rovina. Comunque questa è la soluzione migliore. Ecco, l'abbiamo trovato. Piano piano con lo scalpello. Perché non è affilatissimo questo scalpello. Poi tutti questi piccoli rimasugli li togliamo con la carta vetrata. Se scaldo viene via abbastanza facilmente, guarda. Ci sto riuscendo, bene. Piano piano togliamo tutto. Che poi viene via tipo pellicola, quindi è più facile da pulire. Oh, comunque va sempre così. Progetti facili si trasformano in cose complicatissime. Comunque lo sapete che Hercules, il gioco, è riuscito su GOG? Ci ho rigiocato e comunque, cioè, ancora rende come gioco rispetto ad altri che ho giocato ultimamente, eh. Non che sia un patito di quello che adesso si chiama retro gaming, ma quando io ci giocavo era gaming e basta. Però quello là devo dire che è invecchiato bene.
Devo sempre fare attenzione qua a non scaldare troppo, perché questo qui comunque è compensato. Quindi c'è una zanzara che gira. Tacci sua. Ah. Vaffanculo. Prendiamone una più leggera, va? Che questa se ne cade. Allora, ricamo nel fondo una sola, ma dai, eh? Non ho capito. Ricamo nel fondo una sola. È una sola! Ah! Dici le righe intorno. Ah sì, sono disegnate sulla finitura. Giustamente la presenza e la prudenza sono fondamentalmente questo tipo di lavoro. Ti aspetto quando sali nel Varesotto. Oddio, ci sta un concerto a marzo. Sono un po' di cose. In realtà marzo-maggio che volevo andare a vedere, zona Milano-Varese, che poi io sono nato in provincia di Varese, sono nato a Tradate, quindi magari poi ci organizziamo, Gianni. È tanto che non utilizzo il termine sola. Aio. Ok. Anzi, in realtà manco è. Cioè, proprio. Hanno fatto. Hanno messo un po' di colore col pennarello. Vabbè. Ma tanto poi lo facciamo noi fatto figo. Cioè, tu che ne sai? Col pennarello, chiaramente. La morsa non puoi montarla al contrario di impugnatura all'interno del tavolo. Potrei, però poi non la stringerei. Una pellicola questa qua, cioè sembra quasi una pellicola. Vediamo se riusciamo a usare un pochino la sera qua, no, poi toccherà levigare un pochino qui. Certo che usare la, ma non è romanesco sola, ni, cioè si usava il romano la, diciamo, dire sera sola, però si usa poco ormai, si usava qualche anno fa, ormai si usa altro. E comunque semplicemente erano anni che non lo usavo io come termine, cioè non mi è capitato di usarlo tecnicamente. Mettiamolo meno caldo, tanto sta finitura è abbastanza leggera, quindi si toglie col tucco, si toglie facile. Sì, beh, sembra una pellicola termica perché la sto scaldando e quindi viene via più facile per quel motivo, però alcuni punti sto scalpello mi sta tagliando un po' di
Legno, devo fare attenzione. Quindi sto, toglierò il grosso con lo scalpello, ma poi diciamo i dettagli me li farò con la carta vetrata, che è meglio. Si è sciolta questa cosa. Appoggiato su sto coso di plastica, sono un coglione. Sembra un bel legno da qui. No, no, è compensato di tiglio. È banalissimo compensato di tiglio. Però il fatto che è bianco sarà molto facile da colorare, questo è sicuro. Perché praticamente non dobbiamo fare nient'altro che colorarlo. Senza trattarlo in qualche modo per sbiancarlo, eccetera. Sicuro e basta. Ci manca solo sto lato. Un pochino qua al centro, via. Ecco fatto. E poi il resto si fa con la carta vetrata. Mo faccio i lati. Visto che è arrivato un commento, mo lo leggo. Ok. Quel bordino è stampato, credo. No, no, era proprio fatto col pennarello. Non hai capito? Si vedevano proprio le linee del pennarello. Una cosa eccezionale proprio. Allora, penso che oggi riusciremo a fare tutta la finitura. Colore e finitura. Tanto c'ho finale 8. C'ho tempo finale 8. Che poi vorrei andare a fare un po' di ginnastica oggi, tecnicamente. Però penso che un altro quarto d'ora ho tolto tutto sto schifo da qua sopra. E poi si colora e si finisce. Fa un po' di finitura. Tanto giusto un po' d'olio e cera ci metto, non è vero. Ci metto niente di che. Sì, è tiglio proprio. Ok. Il problema di usare lo scalpello a fare sta cosa è che diventa scomodo. Allora. Sto vedendo un attimo un messaggio. Che devo fare attenzione a non tagliare con lo scalpello, questo è il problema. Ok. Ma domani è già lunedì, che palle. Domani devo pure lavorare perché. Vabbè, perlomeno ho quasi finito la chitarra di questo, che mi ero rotto le palle di metterci le mani, onestamente, perché finiva più. Già mi sono perso una di queste, no? L'ho messa qua, tutte e quattro. Vabbè, mo li ritrovo sta qua. Qua sta. Dove l'ho messa? Ci ho messo sopra questa, quindi. Qua deve sta, è caduta per terra. Non vedo. Non mi sembra. Ma poi rivedo la live, tanto sarà. Nella live si vede dove è caduta. No, perché non si vede la cosa qua. Vabbè, qua sta sicuramente. Qua da sti pizzi. Dov'è la chiavetta che mi è caduta? Che poi sono nere, no? Che dici, sia mai che poi si vedono. Mannaggia. Oh, ma i mortacci sua. Ma perché forse l'avevo tolta prima e l'avevo messa altrove? Vabbè, poi la trovo, tanto qua sta. Cioè il garage questo è, non è che può andare ovunque. Anche se in realtà le volevo cambiare e metterle quelle buone di legno, non tenere queste di plastica. Vabbè, poi la trovo. Tanto sta qui da qualche parte. Strano però. Ah, ma pensate, si era attaccata alla pistola termica. Allora, il Floyd Rose che hai montato sulla chitarra, che radius ha? Quale Floyd Rose? Ma quale chitarra? Quale Floyd Rose e quale chitarra? Spiegatemi
Specifica, Fabio. Ah. Chissà se inventeranno un violino col Floyd Rose. Oh mio Dio, spero di no. Che tecnicamente il violino ha un po' il Floyd Rose, non lo sapete, mi sa che? Perché il violino si accorda di base con le chiavette qua, si prende la nota al volo, ma poi l'accordatura fine si fa con questi affari. Tipo il Floyd Rose, quindi il violino ha il Floyd Rose. Roma Nord o Roma Sud? Io sto a Roma Est. Sto a Tivoli. Sono periferia. Non mi ricordo. Ah, Nemesis. Oddio, penso fosse 16. O 14 o 16. Violino Alfredo sarebbe essere una cosa rivoluzionaria. Vabbè, ma che cazzo ci fai poi? Cioè, non lo puoi manco usare perché il violino ce l'hai contro la spalla. Cioè, contro la spalla, in realtà contro il collo, cioè è scomodo da usare poi. Message retracted. Ok, piano piano si sta togliendo tutto, no? Con la rasiera in questo punto qua, mo vediamo cosa riesco a fare. Mo facciamo il retro e vediamo se riesco a fare questo. Violino, insomma, signor violino. Ma hai visto la Music Man John Petrucci 8, chitarra rivoluzionaria? No, non l'ho ancora vista. Perché poi io non seguo molto John Petrucci come artista, e quindi non ho idea di cosa faccia normalmente. E quindi manco di che chitarra usa. So solo che usa il Music Man. Tutto qua. Dove ho messo lo scalpello? Ok, via. Lo vedo. Ok, si è allentata la morsa. Stringiamola un po'. Che queste morse sono un po' rovinate, quindi non reggono bene. Ok, comunque lavorare queste cose con lo scalpello qua mi ci voleva il raschietto quello lì laterale, solo che non lo riesco a trovare nessuna parte, me lo devo costruire. Non ci ho avuto il tempo perché ho dovuto fare altre cose. Comunque volevo, tra l'altro, parlare, no, amore, farò domani o domani o dopodomani, quando c'è un attimo di tempo, devo fare un video che uscirà settimana prossima. Penso che uscirà settimana prossima, forse quella dopo, insomma, devo vedere.
in cui volevo parlare un pochino dei vari utensili autocostruiti. E mo vi dico di cosa in particolare. Particolare, volevo parlare di tutti quegli utensili che servono per tagliare dritti i tasti. Che uno perde, io vedo spesso che la gente perde ore, ma veramente centinaia di ore a perfezionare un utensile per tagliare dritti dei tasti, quando semplicemente converrebbe a quel punto prendere e imparare a tagliare dritto. Cioè, per dire, io non ho mai usato particolari utensili. Io eventualmente metto una squadretta di là, cioè sul, diciamo, al lato del solco del tasto con una morsa per andare un pochino più dritto, ma non uso chissà quali utensili e robe del genere. Io sta cosa non l'ho mai capita. Cioè, mi sembra tipo gli amici tua, gli amici al liceo, no? Che si mettevano a copiare, gli amici miei al liceo che si mettevano tutti a copiare, cose del genere. E quando a quel punto facevo il tempo che ci spendevano a trovare nuovi modi per copiare, eccetera, facevano prima a, non so, studiare. Qua sarà bello complicato. Vediamo un pochino. Qua sarà bello complicato. Perché qui non so come entrarci. Sto enormemente storto. Spalmiamo un po' di più. Oh. Ce l'ho fatta, sì. Opla. Oggi cerchiamo di togliere tutto quanto a sta pellicola, levigare e fa almeno con prima mano di colore, se non pure prima mano di finitura. Vediamo cosa riesco a fare. Che sono già le 7:20, speravo di metterci meno a fare questa cosa. Ma è effettivamente un qualcosa di abbastanza lungo. Comunque, niente. Sta avvenendo interessante, chissà come mi verrà il colore. Però rosso secondo me viene bene. Faccio prima una mano di verde molto diluito e poi il rosso, perché così mi viene quel bel rosso scuro tipico delle SG. Qua vediamo. Qui eventualmente si va di carta vetrata. Se non riesco così, vado di carta vetrata. Sì, infatti si va di carta vetrata. Sono molto concentrato in questo momento, sì. Si nota dal fatto che non sto chiacchierando. Ah, bene. Se ne è venuto via quasi tutto. Direi che in queste ultime parti possiamo farle poi con la carta vetrata. Che chiaramente poi questo dovrà essere rigato per bene prima di metterci in qualsiasi tipo di colore finitura, perché devo togliere qualsiasi traccia del precedente, diciamo, tutta la precedente roba e poi lavora sul resto. Bene, il grosso l'abbiamo tolto, va? Il resto lo posso togliere a mano. Ora facciamo l'altro lato e poi facciamo la parte di sopra, che sarà un po' un dito al culo perché qua sotto non so come arrivarci. Probabilmente là vado solo di carta vetrata, tanto poi sarà coperto, quindi non è che me ne frega più di tanto, non saprei mai come faccio arrivare al colore. Allora, andato. Ok. E voilà, un solo passaggio, guardate quanto sono diventato bravo. C'è. Perfetto. Abbiamo tolto via tutto un pezzo tutto insieme.
Facciamo questo centrale e poi questo qua dietro. E poi facciamo la parte sopra che sarà quella più interessante. Alla fine questo lavoro di 1 ora e mezza si è trasformato in un lavoro di ci metterò tanto di più. Purtroppo ho iniziato pure più tardi la live perché stavo finendo di fare delle cose. E quindi niente, ho dovuto finire prima di fare delle cose. Così fina e morbida sta cosa che la posso togliere letteralmente con le unghie. Oh, se ne viene via, che bello. Ok, perfetto. Via la merda. E mo tolgo sopra. Sopra sarà un problema. Perché devo fare innanzitutto attenzione a non graffiare niente. Perché dei graffi si vedrebbero di più. E poi ci vorrebbe tempo per, diciamo, rilevigarli. Quindi devo cercare di evitare qualsiasi tipo di graffio. Poi la finitura faremo probabilmente vari mani di olio al solito. Poi cera alla fine. Così vediamo. Colore abbiamo già detto rosso. La togliamo da qua. Togliamo sto punto un poco qua, in qualche modo. Scalpello è bollente. Si riesce quasi a toccare. Ok, perfetto. Ottimo. E ora togliamo quest'ultimo lato. Facciamo da quest'altro lato. Voilà. E cazzo come coce. Sono Marto, con abbandono, tengo famiglia, sicuro il video dopo, grande complimenti, grande per il lavoro, Rosso SG, un vedere vederlo finito, ciao. Ciao anche a te. Verrà finito nelle prossime live perché non. Perché oggi farò giusto un tempo a levigare probabilmente. Ma sai che faremo probabilmente io la levigatura me la farò per i cazzi miei, vedendomi in film. E poi. Ma ora vedo che intanto probabilmente quello riuscirà a fuggire e toglie la finitura. Poi la levigatura me la faccio per i cazzi miei vedendomi un film perché quella è particolarmente noiosa. E poi la prossima live, almeno la prossima live in cui lavorerò su sto coso, farò colore e finitura, che quello è divertente. E poi facciamo anche il come si chiama là, il ponticello. Tolto quasi tutto. Poi mi sa dovrò togliere sto perno. Però non vorrei toglierlo perché è una parte strutturale. Mi rompo di toglierlo. Perché poi questo è incollato con qualche mastice sicuramente. Meno che non è avvitato. Boh. Cercherò di evitare di togliere sto perno. Per levigare lì vedrò, mi inventerò qualcosa. Io posso le finiture qua, queste appunto lucide eccetera, sono bravissimo a toglierle ma sono una pippa a metterle. E
E per Pippa intendo che devo provare un paio di volte perché non mi vengono mai bene alla prima botta. Perché non è una cosa che in realtà mi piace particolarmente fare, quindi non mi ci sono soffermato molto negli anni. Poi magari quando avrò una struttura adatta, perché poi per fare queste finiture servono degli spazi adatti, eccetera, non è proprio una cosa immediata. Bene, ora ci manca questa parte. Yeah, che bello! E poi la paletta, quello che è. Mo Luigi chiaramente potrà rompere il cazzo perché la paletta del violino è troppo piccola. Luigi, non, su questo Stradivarini mi ha mai rotto le palle. A me sì, però, Che cazzo. Allora, abbastanza fermo, abbastanza fermo. Yes, è tolto facile. Paletta del violino si chiama effettivamente paletta, lo sai? Non lo so. Poi mi devo andare a informare, così almeno so esattamente cosa si chiama come. Chissà perché li chiamano F-Hole questi, cioè non lo so, è brutto come nome, veramente non mi piace. Che mi sa di, non lo so, di equivoco. Che poi in italiano non so come cazzo si chiamano questi affari qua. Forse questi F per il fa. Boh, non c'ho idea. Dovrò informarmi pure su questo. Che non me ne sono mai preoccupato, siccome non ho mai avuto motivo di farlo. Ah, comunque si toglie qua sotto. Riesco a infilarmi qua sotto con lo scalpello. Ok. Mo' il trucco per utilizzare lo scalpello per fare queste cose e non graffiare niente è andare con lo scalpello esattamente parallelo al legno. È l'unica. Se no vi portate via pure il legno. Già così un pochino se ne viene via. Però non tanto. C'è roba umana, diciamo. Poi qua dovrò togliere tutto sto tura pori. Sotto non vedo che cazzo faccio, purtroppo. Che non si vede in cazzo. C'è un trampo d'aria, in qualche modo. Fa pure attenzione a non scollare manico e tastiera qua. Sembra si sia tolta tutta. Quasi.
ci manca solo sta parte dietro e il grosso è fatto. Ah, è la paletta, giusto? Qua mi si è aggraffiato un pochino, però un po' di levigatura se ne risolve. Qua dietro. Cuoce, però quasi fatto. Vieni via, hai rotto il cazzo. Vieni via, finitura di merda. Oh, Gianni, mi hai dato 5 euro. Ma me li potevi, te li potevi tenere? Ci ho offerivi una birra quando ci vedemo. Non c'era bisogno. Comunque, grazie, zio. Molto gentile da parte tua. Grande, incominciano ad arrivare dei soldi da queste live. Grazie zio, cioè, grande. Cioè, io non so come ripagarvi per queste cose, cioè, mi fate sentire a disagio. Ah, comunque, a proposito delle cose, avete visto il video che ho fatto, pubblicato ieri? Che parlavo di utenze, tra l'altro pubblicati, cioè, tra l'altro li fa Fabio Patrigiani, e appunto, voi l'avete già visti in una live. Oh, io comunque sono mesi che li sto utilizzando sti utensili e raga, serio, cioè, l'ho fatti veramente bene. E poi col fatto che sono tagliati al laser sono precisissimi, sono veramente ottimi. Infatti andateveli a comprare, cioè se vi serve il appunto Fret Rocker e un Notched Straight Edge, io ve li consiglio altamente. Perché effettivamente, come commentavano alcuni, cioè è quasi impossibile trovare un Fret Rocker perfettamente dritto. E però non dovrebbe esserlo. Comunque, io non so, ma questo secondo voi è acero? È molto grigio per essere acero. Però sembra acero, sembra una variante. Però qua c'è bei colori, io voglio farvi vedere colorandolo qui. Cioè colorandolo, bagnandolo. Dove stai? Dov'è l'acqua? Dov'è l'acqua? Non ne ho la più pallida idea. Cazzo, ho messa l'acqua. Cosa è finito? Patrignani, scusa, io non so leggere. È troppo piccola sta cosa. Sta chat. Voi dovete capire. Ora vi faccio vedere come sto messo. Questo è il mio monitor della chat. Sta davanti alla luce. Davanti alla luce questa qua. Che illumina. E c'ho le cose scritte piccole, piccole, piccole. Io non ci vedo dalla. Non ci vedo più così bene. Cioè, specialmente quando sto in controluce. Mi dà un fastidio. Comunque, guardate che figata. C'ha un bel colore questa qua. Secondo me viene bene. Verrà una gran figata. Comunque io so proprio una pippa a leggere i nomi. Credo una legge avesse una forma ad F. E questi hanno forma ad F. Quindi non sono particolare. Ah, può essere. Però lo sai che in realtà può essere anche il fatto del. Questo qua. Non mi ricordo se la chiave. Che chiave era. Ma non mi ricordo. Perché c'è una chiave. Che non è la chiave di basso. Questa c'è solo mia qualcosa. Boh, vabbè. Devo informarmi. Devo vedere, perché sarebbe interessante da scoprire come cosa. Comunque, ripeto, doveva essere un progetto dei 5 minuti. E sta diventando un progetto bello grosso questo. Allora, però era l'ora di fare una cosa. Allora,
Dovrebbe essere ebano in teoria. Sì, lo so, però l'ebano costa. L'acero qui è molto economico. Comunque leggevo qualche parte che ne... Sì, infatti devo andare a vedere. Sono curioso. Mo perché chiaramente non ci ho avuto tempo. Stavo a studiare endocrinologia. Rottura dei coglioni. Che non è una materia che mi dispiaccia chissà come, chissà tanto, diciamo, però non è la mia materia preferita. Specialmente perché ci sono un sacco di cose da ricordare a memoria e non me lo cazzo. Però poi dopo un po' diventa una cosa di logica, perché ogni ormone segue l'altro, diciamo. Questo ormone stimola questo, che poi stimola quell'altro, quindi poi diventa una specie di... deschemino molto facile da ricordare. Però te devi ricordare tutti i cazzo dei nomi degli ormoni, che alcuni sono facili, tipo T3 triiodio tironina, T4 tiroxina. Tu ricordi T3 perché c'ha 3 tirosine, cioè T4 c'ha 4 tirosine, è facile quello lì. Però altri sono veramente un dito a culo. Allora, bene, togliamo da qua. Chiave violino. Ah, la chiave di sol. Ma no, non è una chiave di violino questa, zio. La chiave di violino è diversa. Cioè, cazzo, ho fatto solfeggio. Questa è la chiave di violino. Aspetta, Oh, condivido un attimo lo schermo. Cioè, questa è la chiave di violino, regà. Su, non se sbagliamo su ste cazzate. Questa è una chiave. Aspetta, vediamo. Setticlavio. Che questo mi ricorda qualcosa. No, allora, facciamo una cosa. Cerchiamolo, allora. Why F violino significato. Vediamo. F, tipologia di fori di risonanza presente nella tavola armonica, com'è? Che va bene, ok. E quindi basta, non c'è un motivo particolare. Semplicemente si chiamano così. Semplicemente sono buchi per di risonanza, fine. Origine della forma. Poco chiaro. L'intento prima di notare è di imporre questa immagine sulla tavola armonica dello strumento. Sono molte le ipotesi varate. Non è più sopportate che la F siano prese dalla parte del Duomo di Cremona. Dalla parte alta del Duomo di Cremona, dove sulla facciata a fianco alle statue dei quattro profeti è riportata una forma analoga alle F dei violini. Quindi non si sa. Vediamo. La rominchia sta. Ah, queste! È vero. Può essere. Tocca vedere se il violino è stato fatto a Verona per la prima volta. Chissà. Allora, questo è ebano cinese colorato uguale. Sicuro che è ebano cinese. Ah, cinese nel senso. Vabbè. Io pensavo stessi dicendo serio. È ebano cinese che arriva dalla Cina. No, è ebano cinese nel senso che è tarocco. Madonna, quanto dovrò pulire qui dopo. Guardate che schifo. Meno male che non devo più lavorare su quella chitarra. Se no io la facevo. Oddio, no, in realtà devo sistemare un po' setup. Che questo gli era caduta sta chitarra a sto signore. La vuole regalare al nipote. Che la sua chitarra non usa più da anni, perché dice che gli è venuta un po' d'artrite, cioè lo sta usando sempre meno, cioè gli ha regalo a mio nipote. Gli è caduta con la tracolla e si è spaccata un pochino la finitura vicino al jack. Solo che le Squire hanno una finitura di pessima qualità e quindi fai un sacco di fatica ad attaccarci le cose, perché qualsiasi cosa cerchi di attaccare si stacca oppure si crepa, perché fa reazione con la vernice che c'è sotto. Ho fatto una fatica per trovare qualcosa che andasse bene. Ci avete idea? Quattro ce voglio. Mo quattro ce voglio. Qua penso si andrà di Dremel, ragazzi. Mi sa
sa proprio di sì. Ma poi c'è scritto uno qua o uno è la venatura? Boh. Qua sarà un po' una rugnosa, un po' rugnosa da togliere. Però forse con uno scalpello più piccolo. Allora, come hai risolto per la fine? Allora, buca F su mio, eh? F in corsivo, l'avevo letta sta cosa, al posto del tondo F dà un suono diverso. Come hai risolto per la finitura? Niente, ho usato, ho mischiato varie sostanze, ho preso uno smalto antiruggine, l'ho mischiato col ciano acrilato, ho fatto una bella reazione, infatti l'ho fatto sotto K, diciamo, con la maschera e tutto quanto. Mi ha fatto una reazione che si è finalmente diciamo, si è finalmente bloccato sulla chitarra e mi ha riempito il tutto. Poi ho utilizzato questo smalto qua, questo è ottimo, sto ritocchi coprenti della Borma e diciamo dice nero gloss, ma in realtà è opaco, è più opaco, però una volta levigato quello che ha fatto tutto quanto diciamo tutto quanto il grosso, mi ha riempito tutto quanto e me l'ha ristabilita la finitura. A quel punto ho spruzzato del lucido sintetico e certo non indurisce come il bicomponente, diciamo, comunque quelli che hanno l'indurente, però il sintetico, quello lì tipo della Bravo o anche gli acrilici per dire, non fanno reazioni. Sono molto molto inerti come sostanze. E quindi sulle varie finiture non danno troppi problemi. Comunque l'ho già provato, quello indurisce abbastanza ed è venuto bene. Mo' devo giusto aspettare che si asciughi un pochino perché l'ho messo stamattina e quindi devo aspettare una giornatina, penso almeno, penso aspetto almeno domani mattina, ma forse domani sera, perché domani mattina c'ho da fare. Aspetto a domani sera, così do una bella lucidata, ma giusto sui bordi, diciamo, dove rimane un pochino più ruvido, perché siccome facciamo come posso dire, non possiamo ricoprire tutta la finitura, la parte più esterna del getto rimane un pochino ruvida. Quindi quello che poi si fa è si lucida la parte esterna del getto, che rimane quindi un pochino più, che di solito rimane un po' più ruvida. E si amalgama col resto della finitura. Certo non viene identico, preciso, perfetto. Mai viene così perché sono due materiali diversi. Però è l'approssimazione migliore che si può fare senza poi prendere materiali molto costosi. E materiali che poi tra l'altro richiedono molto molto tempo per asciugare. Per esempio se io volessi, avessi voluto, avrei potuto tranquillamente utilizzare un lucido con indurente, ma quello poi ci mette settimane ad asciugare, quindi non ha senso. Quindi quello è un problema perché per asciugare completamente ci mette settimane e poi devi tenere la chitarra per un sacco di tempo.
Motivo per cui io per riparare quel tipo di finiture uso il cianoacrilato di solito perché asciuga molto in fretta e fa un effetto molto convincente. Il problema è che su sta squadra maledetta uno non si incollava al cianoacrilato, non attaccava un cazzo proprio. Si staccava ogni volta, mi faceva crepe e quindi durante la lucidatura penetrava o il composto oppure l'acqua, che alla fine l'ultima fase di lucidatura la faccio con l'acqua. Quindi semplicemente spugna sul trapano e acqua, che viene spettacolare il risultato. Il problema è che poi non funzionava, cioè perché penetrava l'acqua all'interno cioè si facevano delle crepe nel cianoacrilato, c'entrava l'acqua e quello si staccava. Quindi ho dovuto utilizzare un metodo alternativo, appunto, fatto di misti di sostanze, fatto un po' di reazioni chimiche, ho diciamo sfruttato sta cazzo di laurea in biotecnologia, visto ho fatto tutti questi esami di chimica, biochimica, biominchica, cazzo, chimica organica, chimica generale, eccetera, ho sfruttato sta cazzo di laurea, ho visto quale reazione potevo fargli fare, ho studiato un po' i composti e ho visto che cosa poteva essere plausibile. Chiaramente devo stare pure attento perché quel tipo di reazioni che si asciugano specialmente in fretta chiedono, cioè sono reazioni estremamente esotermiche, ciò vuol dire che creano molto calore, quindi bisogna stare attenti perché se uno sbaglia le proporzioni, quelle possono letteralmente prendere fuoco, quindi fa prendere fuoco al legno. Per fortuna io sono bravo con queste cose, quindi non ho avuto problemi, però quando uno fa queste cose deve pure lavorare su questo. Grazie a te per la live e per i 1000 consigli, ma che figurati, io lo faccio con piacere. Fabio, ho fatto una finitura a nitro d'estate, non ti dico quanto tempo ha messo per asciugare, ma certo. Ma questo è il problema, questo tipo di finiture, perché poi bisogna aspettare un sacco di tempo e se non aspettate abbastanza, rischiate che poi date al cliente una chitarra che lui la mette in borsa e se fa uno schifo. Perché la finitura si attacca alla borsa. Quante cose. Io infatti per appoggiarla, l'ho messa sì nella custodia, ma l'avrei dovuta appendere, ma non avevo spazio oggi. Però l'ho messa in modo che la parte che ho verniciato non tocca. Mo si sta asciugando, dovrebbe essersi già asciugata superficialmente. Però appunto, questi sintetici qua asciugano abbastanza in fretta. Cioè, tipo una giornatina e hanno fatto. Questa qua mi sa che andrò di carta vetrata. Meno che non riesco con questo più fino, tanto questo qua è. Questo qua quasi quasi. Vado di Dremel. Sai che ti dico proprio sì. Penso che qua farò col Dremel. Perché mi sa che si fa prima. Sì. Qua acchiappo il Dremel, poi 5 secondi. Perché se il grosso lo posso fare così. Effettivamente. Però qua no, qua devo andare a mano. Vabbè, abbiamo tolto il grosso, dai, almeno abbiamo tolto un bel po' di roba. Poi bisognerà togliere tutti questi pezzi qua, questa sarà una bella rottura. Però, una cosa che voglio fare, che intanto posso fare, è che posso levigare sta tastiera e vedere come viene colorata. Questo sicuramente lo posso fare. E quindi lo famo. Ciò vuol dire che prendiamo un po' di carta, prendiamo un po' di 360. Ci dovevo avere un pezzo bello nuovo qua. 360, eccolo. Un pezzo pulito di 360. Perché devo togliere pure sto cazzo di stucco che ci hanno messo qua. Mostrarci loro. E poi voglio fare la finitura prima alla tastiera, prima di fare qualsiasi altra cosa. Perché l'acero è abbastanza. Si sporca abbastanza facilmente. Quindi vorrei avere. Vorrei averlo già finito, già pronto. Anche se in realtà forse mi converrebbe farla dopo. Perché giustamente io la faccio. Vabbè, ma giusto per provare. Che sennò potrei sporcare il resto. Poi il nero è difficile da togliere. Però voglio provare. Voglio vedere come viene. Sono curioso. Colore sembra acero effettivamente.
È un po' scuretto, devo dire. Ok, facciamo una prova, vediamo, vediamo un po' di nero, un pochino d'acqua e un guanto magari, che giustamente ho buttato perché sono un coglione, va bene, lo faremo senza guanto. Un pochino d'acqua, prendiamo sto barattolo rotto perché non mi ricordo dove ho messo l'altro. Allora, si tappa sempre questo. Ecco qua. Perfetto. Mi laverò le mani. Un pochino d'acqua. E poi con i vari oli vediamo come viene. Pennello, dovrei avere un pennello da qualche parte tecnicamente, ma praticamente non lo so. Potrei anche non averlo. In quel caso userò un pezzo di carta. E userò un pezzo. Ah no, aspetta, ho trovato un bel pennello. Bene, oddio, schifo sto pennello. Vabbè, uguale. Tanto ci devo solo mettere un po' di questo. Allora. Beh, dai, mo tanto faccio entrare un pochino il colore. Beh, dai, viene figo. Poi qua lo farò dopo. Per bene, mo, giusto per dargli una... dare un'idea, voglio capire un po' come viene. Poi qua lo faccio col pennello più piccolo. Ok, poi prendiamo una pezza di carta qualsiasi, togliamo via l'eccesso, cioè volendo facendo più passaggi verrebbe meglio, eh? Però diciamo che in mediani massima non mi dispiace, facciamo un passaggio un pochino più diluito. Sto monitorando la live, non so se sta andando tutto bene. Sì, sta andando tutto bene. Allora, mettiamo un po' più d'acqua perché voglio fare un passaggio più diluito, ma giusto per avere un'idea di come sta messa, se è lucida, bella, fatta bene, ok. Allora, facciamo un passaggio più diluito. Così facciamo entrare un pochino meglio il colore. Facciamo stare un po'. Un altro pochino. Poi viene comunque grigietto. Perché se lascio questo è sicuro al 100% che prima mano di finitura che metto se ne viene via. Quindi lo faccio stare un altro po' così penetra un pochino meglio e poi tolgo. Era per fare un po' di prove, diciamo. Sono intentato in realtà di fare pure il manico nero, ma vediamo. Però il manico sarebbe meglio rosso. Chiaramente in alcuni punti non entrerà perché ci sono nodi eccetera, quindi non entra un cazzo. Però lo facciamo stare un poco. Ma no, più di questa non entra.
Piano piano sto saturando, però manco troppo. Sì, comunque secondo me la levigata qua, il problema sarà sta cazzo di cosa qua, di roba tonda. Sarà quello il problema da fare. Facciamo asciugare un po', così entra un pochino più in profondità il colore. Poi magari facciamo una mano ancora più diluita, così entra più dentro. Infatti, facciamo una mano più diluita di questa, che così entra più in profondità. Ok. Perché io voglio saturare tutte queste parti che sono più dense, e per fare questo mi serve il colore meno denso. Perché più liquido entra meglio di base. Tutto là. Vediamo un po' perpendicolari. Perché andando perpendicolarmente alla grana del legno fate entrare materiale all'interno. A quel punto col tampone. E infatti sta entrando. Perché così metto in risalto un pochino le varie venature. Perché tanto nelle parti meno dense entrerà sempre più colore. Però cerchiamo di fare un nero abbastanza omogeneo almeno. In questo modo verrà, diciamo, un nero abbastanza omogeneo, ma manco troppo. Facciamolo stare. Qua ha sgocciolato. Perché poi il legno comunque, quando lo colorate, ha un certo quantitativo di saturazione. Ciò vuol dire che più di tanto non prende. Dopo una certa soglia non prende più colore. Almeno colore con quella determinata densità. Quindi a un certo punto basta che noi aumentiamo o diminuiamo la densità del colore e quello se la prende, se lo prende. Infatti mo diminuisco un altro pochino la densità. Anzi, la concentrazione più che la densità. Ok, sono pure io un pochino stanco. È domenica sera pure per me. Per me domenica sera vuol dire che io già sono 2 giorni che lavoro. Perché il mio giorno libero è il venerdì, ma questa settimana non ho fatto il giorno libero di venerdì. Ok, sta venendo bene. Poi secondo me con un po' di colore qua, cioè con un po' di olio colorato. Ecco, vedi? Ma questo entrerà ancora di più. Vediamo che sgoccioli, magari. Mi sto avvicinando a quello che voglio. Che invece che marroncino viene nero. Però comunque l'acero non è molto molto lungo nel colorare l'acero per farlo venire nero. Non viene mai nerissimo. Cioè viene, però ci vuole un sacco di tempo. Lo faccio asciugare così. Con la pistola termica faccio, si fa subito. Metodo più veloce per far asciugare il colore questo. Visto? Questa è giusto una prova, poi lo faccio bene.
Facciamo una passata con la una mille magari, sì. Togliamo un po' di ruvidità al manico. Ma che roba che sta venendo fuori. Non so come renderà in camera perché sta webcam non è in grado di prendere neanche un dettaglio. Mo dovrò trovare una cosa migliore, solo che sto un po' a corto dei soldi in questo periodo. Ecco, e a questo punto mettiamo un pochino d'olio rosso per avere un'idea del risultato finale. Che l'olio rosso è buono per fare una prova veloce, perché è, diciamo, molto penetrante, dà un'idea abbastanza completa, cioè abbastanza definitiva del lavoro. Cazzo, viene bene, porca troia. Viene benissimo, poi un po' di mani di questo e dei vari altri oli scurenti, viene un bel lavoro. Vi faccio vedere, se usiamo un po' di questo, tolgo via l'eccesso. Poi uso un pochino di quest'altro che è un olio color frassino, che quindi su un già un colore scuro, tipo il nero, lo scurisce ancora di più. Ops, caduto il tappo. Ok. Ecco, facciamo così. Infatti viene ancora più scuro. E poi vabbè, poi si metterebbe le varie mani di olio danese, ma giusto al volo per far vedere. Ma secondo me viene bene. È un bel colore. Sarà giusto al volo per dare un'idea del risultato finale, per avere un'idea del risultato finale sulla tastiera. Cazzo, viene bene così. Viene molto bene. Se riesco a fare questo effetto lucido, e quindi vuol dire tante, 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 tante mani di olio, verrebbe davvero un bel lavoro. Facciamolo entrare un po' più in profondità, sto olio. Beh, oh, cazzo, viene bene. Viene davvero, davvero bene, viene così. Verrebbe un bel lavoro. Poi facendo tutto il resto, non so se vi riesco a far vedere. Guardate com'è figo. Come viene figo. Vedete perché sono fighi sti strumenti schifosi? Perché tante volte usano tastiere che in realtà sono belle, se poi lavorate in maniera adeguata. Mo' piano piano facciamo pure il resto sul resto del manico, tastiera, eccetera. Verrà un bel lavoro questo, sono sicuro. Pulito tutto quanto, verrà un bel lavoro. Allora, ragazzi, direi che è arrivato il momento. Mo', questo è il risultato per il momento. Siamo arrivati qui. Quindi un po', giusto un po' di colore olio sulla tastiera per avere un'idea. Poi toccherà pulire per bene tutto sto corpo, togliere tutto quello che c'è qua sopra. Pulire perché pure qua dentro perché si è fatto uno schifo. Vabbè, tanto poi sparo col compressore l'aria qua dentro e se ne viene via tutta e la polvere. Poi quindi tocca levigare tutto quanto qua. Togliere lo schifo che è entrato qua dentro. Quindi mettesi qua e togliere la merda. Poi levigare tutto quanto per bene. A quel punto colorare qui, togliere pure la roba da qua, da sta paletta. Cosa? Io ti ho preso un altro esempio. Che cosa dice? Viewers will experience. Boh, vabbè, strano. E cose strane. Dicevo quindi, non so che cazzo è successo. Spero che si sia visto il video. Magari ci ho avuto un attimo di. Oh mio Dio, non so che cosa sta succedendo. E dicevo che qua devo levigare tutto quanto. Una volta levigato tutto quanto, faremo un'altra live su sto violino. Perché non mi voglio annoiare con la levigatura. Questo metto qui io con la santa pazienza. Mi vedo un film nel frattempo e pulisco bene tutto quanto. Una volta fatta tutto quanto, pronta, fatta tutta la levigatura, allora lavoreremo sul colore e finitura fatta per bene. Una volta fatto quello, mentre poi si asciugherà la finitura, tanto colore e finitura, le prime mani sono tipo mezz'ora se fanno. Ci vuole niente. Una volta fatta la prima mano di colore, qua, come avete visto, fa il colore della tastiera, ci sono venuti letteralmente un quarto d'ora, 20 minuti, con pure due mani di finitura. Una volta fatto quello, basta
mette un po' di mani di finitura e poi l'ASA incomincia a lavorare tipo sul ponticello, che quello lo devo fare perché non ce l'ho, e devo valutare se comprare o rifare l'archetto, perché come vi dicevo prima, l'archetto è in condizioni abbastanza pietose, ma sto manico è dritto. L'archetto è in condizioni pietose. Le setole qua sono tutte strappate. Ma almeno metà di queste sono strappate. Se ne strappa una ogni 5 minuti. E quindi non sono molto sicuro di volerlo tenere. È molto, molto rovinato. Non regge quasi per niente la tensione. Vedete, quasi diventa estremamente concavo. Un cavo da sto lato, ma convesso da quest'altro, quindi questo non sono molto sicuro che voglio tenerlo, perché a drizzarlo in qualche modo, ma a sto punto possiamo anche andare a vedere quanto costa un archetto su Amazon. Cioè, andiamo un attimo su Amazon, vediamo, aspetta, vi metto lo schermo. Archetto, archetto, violino 4, penso sia un 4 quarti quello, poi lo misuro. Se costa 14 euro un archetto, dai, cioè, capito? Non vale manco la pena. Non vale manco la pena spenderci soldi. Perché uno con 14 euro hai fatto. Eccolo qua. Ah, però questo è il tre quarti. Un arco da violino. Arco da violino, vediamo. Disponibile per taglie, però non mi fai selezionare. 4 quarti, eccolo qua. Perfetto. Consegna 12 ottobre. Vabbè, poi lo cerco, insomma, con calma. Però esiste, insomma, se può fa. Ma anche forse da Thomann non lo riesco a trovare. Allora, poi vedo, insomma. Andiamo arco, scriviamo arco per violino. 4 quarti. Vediamo un po'. Teodoro arco da violino. Che ci dice? Questo è quello di prima. Questo qua lo stesso di prima. Stesso di prima. Vabbè, lo troverò, insomma. Però vediamo qua. Dice le dimensioni sono 55 e 25. No, un po' corto, mi sa. Perché questo è più lungo, è più di 55. Questo, mi sa. Vediamo dove ce l'ho un metro. Vediamo. Vediamo, questo quant'è? Questo è 70. Quello è piccolo. Quello è piccolo. Ci serve più grosso. È questo. Solo che questo qui non è disponibile. Sarà disponibile il 5 ottobre. Vabbè, posso sempre vedere l'arcobaleno, volendo. Non è che ci vuole tanto. Perché se infatti è 75. Sì, è questo serve. Però a me questo qua sembra lo stesso di quello. Quindi io vedo quanto mi costa l'arcobaleno. Che è il negozio di strumenti musicali che sta letteralmente a 5 minuti da casa mia. Quindi mi conviene più vederlo là, essere onesto. Ok, ragazzi, io direi che noi chiudiamo qua perché voglio andare a fare un po' di ginnastica e lavarmi le mani. Quindi sto violino lo finiamo, probabilmente continuiamo settimana prossima se ho tempo di fare tutta la levigatura. Sono settimana prossima, sempre più o meno dalle 6 alle 8, magari inizio alle 5, dipende. Probabilmente continuiamo a lavorare su questa chitarra perché, oh vabbè, questo qua io lo farò da solo, me ne vado in campagna e lo faccio con calma, che do una bella pulita a tutti questi cosi che come vedete sono molto rialzati perché ancora non ci ho messo le mani. Metto con la levigatrice a nastro in campagna e tolgo tutto quanto, pure da qua dietro. Stessa cosa devo fare come potete vedere. C'è da fare lo stesso tipo di lavoro. Vediamo se tante volte spostando un po' la camera. Questo qua c'è una luminosità migliore? Sì, un pochino meglio. Ecco, vedete, io qua devo fare un bel po' di lavoro ancora. Poi devo lavorare sul manico. E sul manico, sul corpo. Opla! Bello pesantino. Perché devo fare? Innanzitutto devo vedere dove deve andare il piezo qua. Perché qua sotto ci deve andare un piezo, quindi devo calcolarmi il punto preciso. Ho fatto un'approssimazione, però voglio essere molto più preciso. Perché voglio cercare di intuire dove potrebbe essere il punto di intonazione di sto ponte e mettere il piezo in modo che sia angolato, che segua un pochino l'andamento delle corde per prendere il massimo della vibrazione possibile da sto ponte.
Che voglio che sto piezzo funzioni. Sì, avrei potuto prendere un ponte con piezzo, ma non era possibile. Poi devo finire queste cose qui dietro, perché qui le ho abbozzate, eppure qui sono a malapena abbozzate. Deve venire come questo davanti. Devo finire di levigare tutto quanto questo manico e questo corpo. E finire la tasca del manico, perché la voglio abbassare di un paio di millimetri. A quel punto si incolla. Devo finire. No, prima di incollare, devo finire gli scavi dei pick-up. Scavi per l'elettronica. Per sto cazzo di piezzo. Insomma, ci sta un bel po' di lavoro da fare su questa. Questo è un progetto che mi sta prendendo un bel po' di tempo. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito fino a qui. E fammetemi girare questa di nuovo. Noi ci vediamo allora sabato prossimo con un video. E domenica sempre in. No, forse domenica prossima non in live, perché avrò da fare, avrò ospiti probabilmente. E quindi settimana quella dopo. Bella raga, oppure faccio di venerdì, non lo so, vedremo. Bella raga, ci vediamo la prossima volta.